scelto Castelluccio Cosentino perché, avendo abitato subito dall'altra parte del fiume, era il paesino che vedevo da bambino vicino ed è un borgo di Sicignano degli Alburni. Tanti legami di amicizia, di affetto e di familiarità. Ho scelto Castelluccio perché lessi su un giornale, quando avvenne il terremoto in Friuli, di una giornalista di Cividale del Friuli che diceva, addolorata che i paesi fossero stati distrutti, e salutava gli emigranti dicendo che erano andati in terre lontane e straniere ad impastare calce e sudore in paesi nei quali nessuno era bello come il nostro. Ho scelto un piccolo borgo per lanciare un appello a tutti gli altri borghi d'Italia affinché non scompaiono, non muoiono, ma abbiano un futuro, un avvenire. Ho scelto perché nel piccolo camposanto di Castelluccio Cosentino, fra i tanti nomi che conosco, ci sono anche due donne dalmate, e mi rivolgo anche agli italiani nel mondo, ai delegati parlamentari che rappresentano i nostri emigranti presso il Parlamento italiano. Ho posto la mia candidatura a Presidente della Repubblica per l'abbandono che hanno avuto le istituzioni per parlare a nome dei deboli, a nome degli ultimi, a nome dei sofferenti, a nome dei diseredati. Mi rivolgo ai componenti del Parlamento affinché facciano un serio, un profondo esame della propria coscienza e della propria anima e rispettino il mandato costituzionale che all'articolo 67 della Costituzione dice che essi rappresentano la nazione e sono liberi e senza vincolo di mandato e non rispondono per i voti dati, e che all'articolo 54 dice che debbono servire le istituzioni con dignità e con onore. Allora, quando il Parlamento sceglierà il prossimo Presidente della Repubblica, io, ultimo degli italiani, come candidato, sottopongo ad essi queste riflessioni perché voglio esercitare il ruolo di Presidente della Repubblica per ripristinare la legalità in Italia, per ripristinare quel comportamento civico e morale che in tanti versi si sta sfaldando, per onorare il tricolore della nazione che oltre due secoli fa un sacerdote per la prima volta a Reggio Emilia innalzò, per punire per davvero la delinquenza, per tenere presente la unità nazionale, per dare attenzione all'Italia che lavora, all'Italia che produce e per dare una prospettiva di serenità alle giovani generazioni. Lei ha parlato di recupero dei piccoli borghi come questo dove ci troviamo adesso. Sostanzialmente due sono i focus di attenzione affinché tale recupero possa avverarsi: le ferrovie e le scuole. Innanzitutto creare condizioni di lavoro perché questi borghi non vengano abbandonati, non si spopolino, e che si prenda anche una iniziativa forte per far sì che le coppie di sposi possono avere più bambini, perché nell'ultimo anno so che c'è stata una forte denatalità e ci vuole un intervento legislativo forte in questo senso. Se sarò il Presidente della Repubblica, il governo porterà per mano il Parlamento. Io non andrò alla ricerca di privilegi personali. Per quanto riguarda le comunicazioni, sento dire che passerà anche di qui l'alta velocità. È naturale e spontaneo che la fermata che tutti rivendicano sia nella nostra valle, perché congiunge la Calabria, congiunge la Lucania con il capoluogo Potenza, perché fa da crocevia delle comunicazioni per l'Italia meridionale. Qual è il suo appello a chi vedrà questo video? Ad ogni buon italiano l'appello che rivolgo è quello di passare parole, perché non 3-4 persone decidono il destino dell'Italia riunendosi fra loro all'insaputa del popolo, che non sia dal palazzo ma che sia fra la gente, che sia dal popolo, che non sia per fare la statuina ma sia per intervenire energicamente sulle leggi, animato dal buonsenso, animato dalle esperienze della vita. Io mi recherò in mezzo alla gente, agli ultimi, ai sofferenti, a chiedere a loro, siano loro il Parlamento della Nazione, a come bisogna fare le leggi. Inizia un nuovo anno, un suo messaggio per il 2022. Speriamo che si superi
presto questa pandemia e questo periodo difficile. E l'augurio di ogni bene, l'augurio che trionfi la fratellanza, che trionfi la giustizia, che trionfi la serenità nel vivere e che si recuperino quei valori umani di altri tempi della civiltà contadina. Vorrei aggiungere una dichiarazione del professor Marcello Gigante, buccinese, docente universitario e studioso dell'antica Grecia e dei papiri di Ercolano, il quale dice, riferito alle comunità dove ognuno di noi è nato e cresciuto, il paese natio è un luogo, ma è anche una dimensione dello spirito, è l'aria di cui abbiamo bisogno fino alla morte, ma è soprattutto il confine, il limite, la frontiera che dobbiamo superare e il sogno che al di là di un limite c'è l'illimitato, l'infinito, il divino che dobbiamo avvertire, sentire, vivere per esserne una parte e l'invito ad andare verso il mondo, a viaggiare nell'universo, ad amare la conoscenza, la scienza in qualsiasi forma a noi piaccia, a percorrere altri sentieri, altre vie, sorretti dal nostro demone che è la nostra invisibile coscienza che ci ammonisce a superare la finitudine del l'individuo nella contemplazione, nell'azione, nello studio appunto di ciò che ognuno di noi ama, nel grato ricordo di chi ci fece nascere alla vita, oltre la morte. A nome di tutti i castelluccesi, gli amici qui presenti, noi siamo onorati insomma di avere qui oggi il nostro caro amico Antonio Fernicola, che conosciamo da tempo e che insomma rappresenta anche un'istituzione in questi anni. Io mi ricordo da ragazzino la sua figura, siamo veramente onorati di avere questa figura che può rappresentare questi luoghi e poi ovviamente con una carica così importante qual è appunto il Presidente della Repubblica. Noi veramente ti auguriamo, Antonio, veramente questo percorso non solo dal punto di vista politico ma soprattutto istituzionale, quindi a rappresentare proprio la Costituzione. Noi siamo veramente onorati di averti qui oggi e soprattutto in futuro come Presidente della Repubblica. Sono qui oggi per dare una mano al candidato alla Presidenza della Repubblica, Antonio Fernicola, perché Antonio è una persona che incarna i valori veri della cultura contadina, di cui faccio parte, essendo un allevatore. Quindi mi vedo molto vicino ad Antonio, sia come collega, come allevatore, ma soprattutto anche per il ruolo che ho, che essendo consigliere comunale, lo vedo come una persona che può e deve rappresentare le istituzioni. E quindi il mio augurio, il mio sostegno, Antonio, è quello che porti i nostri valori, i valori più puri dell'agricoltura, dell'allevamento, ma che porti soprattutto i valori di questa terra a rappresentare la nostra nazione. E quindi in bocca al lupo, Antonio. Io sono a sostegno dell'amico Antonio Fernicola, che ho avuto il piacere di conoscerlo da 40 anni circa. L'amico Antonio ha sempre profuso il massimo impegno per questa comunità, ma per tutte le comunità. È stato un personaggio che si è prodigato per aiutare tutti e purtroppo non è stato aiutato da nessuno. Questo lo dobbiamo dire e lo dobbiamo segnalare, perché Antonio, nel momento del bisogno e della necessità, tutti sono scappati, chi a destra e chi a manca. Pochissimi amici ha avuto attorno, tra cui l'amico Fonso Amato e tanti altri piccoli come noi. Antonio deve lottare per questo suo progetto. Deve lottare e deve andare avanti, non ci dobbiamo fermare. Anche contro le avversità, Antonio, faremo di tutto per portarlo alla Presidenza della Repubblica, perché lo merita e perché è un cittadino onesto, leale e che guarda in faccia ai giusti. Sono veramente orgoglioso di poter partecipare oggi a questa ennesima manifestazione a sostegno della candidatura di Antonio Fernicola, del mandriano Antonio Fernicola, a guida della nostra stupenda e straordinaria nazione.
e sono veramente orgoglioso di aver sottoscritto insieme al sindaco, al carissimo il dottore Giacomo Orco, la candidatura di Antonio, quando 2 mesi fa il carissimo amico mi esternò questa sua volontà, questa sua aspirazione, questo suo programma, questo suo progetto anzitutto culturale, al quale ho immediatamente dato la mia adesione. E sono veramente orgoglioso che in questo comune, che, di cui fa parte questo stupendo borgo di Castelluccio, 8 anni fa abbiamo tributato ad Antonio la cittadinanza onoraria della nostra siciliana degli Alburni, lui originario della vicina Bulcino. Antonio merita senz'altro questo investimento, questa investitura, merita senz'altro questa possibilità, ma lo meritiamo soprattutto noi, perché attraverso lui sicuramente saranno portati avanti quelli che sono i valori autentici. Antonio ha meritato questo riconoscimento che gli abbiamo dato come cittadinanza onoraria, perché ha incarnato i valori dell'onestà, i valori della impermeabilità al crimine, alle manifestazioni delinquenziali. Antonio porta ancora sul proprio corpo, lo devono sapere tutti gli italiani, porta ancora sul proprio corpo le ferite di banditi che, dopo avergli incendiato la mandria, dopo avergli rubato gli animali, dopo aver appiccato il fuoco alla sua stalla, hanno cercato anche di toglierlo dal mondo dei vivi. Non ci sono riusciti. Antonio è più forte di ogni crimine, più forte di ogni violenza, ed Antonio merita questo traguardo nell'interesse di tutti quanti noi.